Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Allora, prima di farvi vedere il prossimo video, volevo farvi vedere, vedete, sono andata sulla playlist e qui trovate tutte le mie playlist. Questo è il pane con lievito madre, guardate, ci sono 210 video. Questo perché quando faccio quelle mini pillole dove non faccio vedere tutta la ricetta completa. Se voi andate qua, ce ne sono proprio tantissimi, più o meno recenti. Naturalmente ci sono quelli di 3-4 anni fa, magari sono anche fatti male, però piano piano li sto levando. Potete vedere gli ultimi fatti. La pizza, vedete, ci sono tante cose, dolci con pasta madre, grandi lievitati, eccetera, eccetera. Bene, ora andiamo a vedere questo nuovo video dove userò una farina zero, la farina zero del mulino cipolla tagliata con un po' di semola. Seguitemi! Allora, eccoci qua, ho preparato gli ingredienti, le farine, i miei olicoli e l'acqua. Miscelo un pochino le farine, le metto direttamente dentro la ciotola della planetaria e vado a fare un'autolisi con l'acqua che ho preparato. Avete visto la quantità di acqua, calcolando anche i olicoli, siamo intorno al 70%. Però man mano che la metto, valuto e poi alla fine vi metto la dose giusta perché sapete che dipende molto dalle farine, il punto di idratazione. A me non piace forzare molto l'idratazione, anche perché vedo comunque se rimango intorno a questa idratazione il pane mi viene bene, è comunque leggero. Allora, una volta bagnata bene tutta la farina, qui ho accelerato un pochino, continuo con le mani fino a che non c'è più farina asciutta, quindi ho messo una buona parte di acqua. Lascio in autolisi più di mezz'ora, mezz'ora, 40 minuti. Come vedete l'acqua, ho messo una buona parte di acqua, erano 340 grammi, avete visto è rimasta poco più di 100 grammi ml. Allora, passato il tempo, adesso vado a mettere i licoli, metto sulla bilancia perché era un pochino di più, metterò 70 grammi di licoli. Questo licoli io lo creo soltanto quando mi serve, naturalmente l'ho rinfrescato. Già, l'ho fatto ieri, quindi l'ho rinfrescato un paio di volte e poi lo uso. Bene, metto ancora un pochino d'acqua e poi vado a girare in planetaria. Ok, il resto dell'acqua, come sapete, la mettiamo piano piano. Alla fine proprio goccia a goccia, così ci regoliamo. Sono farine che assorbono abbastanza bene, diciamo, Non come la 00, però questa la 0 è 12 proteine. Poi c'è la semola che comunque assorbe, però anche se ci mette un po' di tempo, però comunque assorbe abbastanza bene. Continuo a girare. Il resto la metto proprio a gocce, è molto morbido l'impasto, avete visto, rallentato, si era anche adagiato un pochino e poi ho continuato a girare un pochino, una decina di minuti, ho tolto l'incordatura, poi la faccio, continuo a farla con le pieghe, quindi ho oliato questa ciotola e faccio un giro di pieghe, ma poi ne farò anche un altro. Con un intervallo di diciamo 40-45 minuti, ma anche un'ora.
Allora, faccio un altro giretto di pieghe. Come vedete è rimasta un pochino granulosa, credo che sia il tipo di semola. La semola lo fa comunque, non succede niente, poi con la lievitazione va a posto. Quindi questo è l'ultimo giro di pieghe. Io sto facendo di sera questo impasto. Di sera tardi perché voglio lasciarlo a temperatura ambiente fino al mattino. Allora, il mattino dopo, come vedete, sono passate all'incirca 7 ore a temperatura ambiente, dentro casa sta sotto i 20 gradi, fa ancora freddino, quindi vi dovete regolare. Certamente se lo fate d'estate dovete mettere in frigo, Adesso siamo ad aprile, metà aprile, ma fa ancora proprio freddino, direi. Quindi l'ho lasciato tranquillamente 6-7 ore. Allora, adesso lo butto sul piano di lavoro e vado a fare il primo giro di pieghe. Ne farò 3 di giri, 3 giri di pieghe. Vedete, è un pochino appiccicoso, però la farina ho dato solo una spolverata di farina, pochissima. Ecco qua, io lo devo fare per pranzo, lo devo cuocere per pranzo questo pane, quindi ho iniziato presto la mattina, faccio questi giri con una mezz'oretta di tempo tra l'uno e l'altro, tra un giro e l'altro. Questo è il secondo, ok, e procedo fino al terzo. Allora, metto appena un po' di semola sulle mani, evito di metterla sotto. Faccio l'ultimo giro di pieghe e approfitto per dirvi che mi arrivano alcune domande sotto i miei video su quanto lievito di birra va messo. Io ad alcune rispondo, ad alcune sinceramente no, perché non è, se io metto il lievito di birra, non è questo il video da seguire, perché cambia tutto, cambiano i tempi di lievitazione. Quindi io faccio video con il lievito madre e non saprei nemmeno quanto lievito di birra puoi mettere, perché non lo uso, per il pane non l'ho mai usato. Se volete fare i miei video, procuratevi il lievito madre. Fatevelo regalare da qualcuno. Lo regaliamo perché quando andiamo a rinfrescare, quello in eccedenza, poi se non lo usiamo va buttato. Allora, per la formatura procedo così, in questo modo. Piego ancora. Così, stringo un pochino per evitare che rimangano quei buchi anomali, quindi un pochino va stretto e poi lo allungo, lo pirlo per allungarlo e niente, ho la voce rauca, scusatemi, mi succede quando parlo, quando sto facendo la registrazione che parlo a lungo, mi succede spesso. Ok. Mi preparo il cestino, il mio cestino da lievitazione. Avete visto che sto mettendo i link delle cose che uso sotto i video, anche di cose che non uso, di suggerimenti. Quindi magari se andate a vederli, link delle cose di Amazon. Allora, ho messo la semola. E lo adagio con la chiusura va verso l'alto, con la chiusura in alto. Metto ancora semola e chiudo, lo copro e questo poi lo lascio, vediamo, 3 ore ci vorranno ancora, quindi andrò a cuocere per le 12. Bene, dopo. Allora, in questo video voglio farvi seguire bene la lievitazione, la cottura, quindi
mi addentrerò un pochino sulla cottura poi. Allora, controllo perché sono all'incirca 2 ore e mezza che sta lievitando. Vedete, torna ancora su, ma non velocissimo, vedete, un pochino. Può stare ancora diciamo che può stare ancora un'altra mezz'oretta. Quindi io adesso vado a accendere il forno, il tempo che ci vuole per scaldare il forno, per portarlo a temperatura, e poi vado ad infornare. Ok, allora questa è la mia pala che uso per far scivolare poi il pane dentro sulla teglia. Io non uso la placca da forno, la pietra, scusate. E mi trovo bene con la placca del forno e procedo così. Ho messo un po' di semola, così scivola bene quando andrò ad infornare. Giro così, questi cestini sono comodi per questo. Vedete, basta ribaltare e ci siamo. Ok. In effetti è venuto morbidino, quindi l'acqua ne avrei messa anche un pochino di meno. Invece di 3,40 anche 3,20 andava bene, visto che c'è il licoli che è più idratato, no? Che fa alzare un po' l'idratazione. Allora, adesso facciamo il taglio. Prima faccio un piccolo disegnino, tanto per non sono molto brava, lo dico, però qui ho accelerato un pochino. E una spighetta, facciamo un'altra di qua. E un amico iscritto mi ha detto di fare prima i disegnini e poi il taglio, quindi farò così. Però ho visto che poi alla fine il taglio si è un pochino slabbrato lo stesso, ma questo perché è troppo morbido l'impasto, veramente morbido. Ok, allora, il mio forno è il vapore automatico, quindi ho messo 2 getti di vapore che però gli do l'input io, quindi prima di infornare ho mandato un getto. I gradi a 250, ho messo a 250 e ho messo 50 minuti di cottura e in modo che così mi controllo, vedete, sta andando il primo oggetto e adesso vedete si è già alzato, guardate, con tipo 5-10 minuti, 5 minuti perché il tempo di inserire l'orologio già stava crescendo. Ho dato il secondo getto di vapore. Ok. E adesso mi controllo bene la cottura e vado ad abbassare dopo circa 20 minuti. Vedete adesso quando è lì, sta ancora a 2,50, guardate, sta. Mancano 37 minuti, siamo arrivati a 37 minuti perché va a scalare, ho messo 50 minuti quindi va a scalare. Quando manca mezz'ora e quindi sono passati 20 minuti, vado ad abbassare a 220, vedete come sta diventando bello colorito, bello biondo ed è cresciuto molto, guardate che spettacolo. Ok. E adesso, dopo 40 minuti, posso anche aprire e togliere la carta forno. Si può anche aprire dopo una mezz'oretta, diciamo, e non succede niente. E alla fine ho lasciato a spiffero, ho lasciato lo sportello a spiffero così, in questo modo, questo è lo spiffero. Allora, naturalmente, se voi lo volete più chiaro, dovete abbassare prima la temperatura e magari allungare un pochino i tempi di cottura. A noi piace ben cotto e quindi ho lasciato a 250 almeno per 20 minuti. Guardate che bello! È leggerissimo, guardate, il disegno non è che è venuto proprio bene, è un po' un pastrocchio, ma non importa, guardate che bello come si è aperto bene. Lo lascio raffreddare.
Allora, è ancora caldo, però mi serve il pane e quindi vado ad aprire. Taglio l'angolino. Bene amici, spero di aver spiegato bene tutto il procedimento e direi che il pane è venuto bene. C'è qualche buco un po' di troppo, che dite? Cercate tutti i buconi, qui ci sono, però magari ce n'è uno che non mi piace, forse non ho stretto troppo quando ho formato, però è bellissimo, bello profumato. Con questa farina del Molino Cipolla e in più ho aggiunto la semola di Altamura. Bene, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il video, a lasciare un like, se volete scorrete sotto sui link che metto e se non vi siete iscritti fatelo cliccando sulla campanella per le notifiche. Ciao a tutti, ciao ciao!